una vicenda esemplare in qualche maniera, perché è un'intera famiglia che campa grazie alla pensione di questa anziana signora di 91 anni. Io presento subito, lo ringrazio, Rosario Trefiletti, presidente di Federconsumatori. La storia di Marisa, la storia di Felicetta, il signore di Foggia. Una sola parola. Un commento. Insopportabile. Cioè non è possibile che questo sia un paese in cui ci sia l'evasione fiscale più micidiale a livello internazionale, quasi 200 miliardi, e ci sia nel contempo che il 10% delle famiglie italiane hanno il 40% delle proprietà del nostro paese. C'è un punto vero di diseguaglianza tra chi ha 500 euro per poter sopravvivere e chi ha i SUV e non paga le tasse. È insopportabile. Allora, bisogna fare un'operazione diversa di politica economica. Manga. Allora, e oltre a questo si aggiungono i rincari. Esatto. Trefiletti, abbiamo sentito parlare di bollette che aumenteranno, sì, sicuramente, di frutta e verdura che rincarate a causa del il caro carburante. Come stanno le cose? Voi di Federconsumatori avete già lanciato l'allarme. Noi abbiamo preparato una tabella per vedere alcuni aumenti molto, sì, molto evidenti, insomma. Adesso la facciamo vedere con il regista Dorigo. Allora, innanzitutto, ecco, ci si lamenta del freddo, giustamente, e soprattutto guardate qua, cavolfiori più 32%, zucchine più 27%, carote più 13, cipolle più 12, carciofi più 11, uova più 0,8. Sì, ma è il complesso dell'aumento che comporta appunto un aumento che può arrivare anche a 120 euro in più al mese per poter mangiare prodotti alimentari, che sono poi prodotti soprattutto di largo consumo, delle famiglie, soprattutto delle famiglie che sono meno abbienti. Ecco perché il rincaro è ancora di più insopportabile, proprio perché sono i consumi delle famiglie italiane che poi guadagnano 500, 600, 700 euro. Secondo, anche qui sono le persone anziane che, tranne qualche rara eccezione, soffrono di più il freddo e quindi spendono di più per riscaldarsi. Abbiamo fatto un conteggio, altre 135 euro in più sulla bolletta del gas. E allora, di fronte a queste situazioni, noi dobbiamo metterci in testa, per la verità, non noi, chi ci governa, chi ha le responsabilità, di fare una politica più equa, più ridistributrice del reddito. Insomma, quella famosa equità che premier Monti aveva... Dovrebbe essere la parola, anzi, mi faccio scomodare addirittura una battuta filosofica. Deve essere un imperativo categorico quello di pensare alle persone che stanno peggio. Quando c'è una situazione di gravità, prima si pensa alle persone che stanno peggio, poi si pensa al resto. Mangano, ma i pensionati al minimo, perché noi abbiamo chiamato la puntata di oggi inverno al minimo, proprio perché vogliamo contemplare una vasta categoria sociale di persone che è costretta a vivere con redditi minimi, saranno lasciati soli? Qui Trefiletti ha invocato l'equità da parte del nostro governo, ma poi alla fine questi anziani e questi pensionati si trovano da soli di fronte a queste situazioni. Si trovano da soli e si stanno registrando già casi di vera e propria malnutrizione fra le persone anziane, proprio perché i consumi si riducono nei settori alimentari. Si sta registrando anche un calo dei consumi farmaceutici, cioè le persone anziane si curano di meno in relazione ai ticket, e quindi c'è anche quest'altro aspetto rilevante. E allora cosa fanno? Cosa possiamo fare noi come associazioni di volontariato? Perché da noi aumenta la richiesta di intervento e di assistenza ed è in correlazione all'abbattimento del 28% dei servizi sociali che i comuni non erogano più. Allora, Trefiletti, Mangano, poi sento di nuovo anche il sindaco Tosi. Quindi, insomma, avere 550 euro come Marisa al nord, averli al centro, averli al sud, fa la sua differenza? Fa la sua differenza. Anche qui io non vorrei essere noioso, anche questo è un dato di insopportabilità. Ma com'è possibile? Noi siamo un paese
non è che siamo un agglomerato di varie regioni. Quindi c'è anche un problema di riequilibrio economico, bisogna dare risposte laddove si sta peggio. Io insisto su questo concetto, è laddove si sta peggio che bisogna intervenire, riequilibrare, ridistribuire, perché non è mica possibile che ci sia una regione in cui gli poveri anziani, scusate la battutaccia, devono andare a brucare l'erba dei prati e altre regioni in cui si fa bene, positivamente, la scelta di aiutare appunto le persone anziane. Però anche qui ci deve essere un governo centrale che riequilibri, porti la parola equilibrio, equità, proprio come una parola d'ordine fondamentale. Sentiamo che siete averci richiamato anche il tema, diciamo, dei vitalizi dei nostri parlamentari, su cui a onore del vero dobbiamo dire si sta lavorando, si sta lavorando. Che novità ci sono? Si sta lavorando nel senso che ci sono anche delle forze contrapposte rispetto a questo. Passi in avanti sono stati fatti, insufficienti, c'è ancora tanto da poter tagliare, tanto da poter eliminare gli sprechi, tanto da ridimensionare. Io so che stanno anche discutendo sul taglio dei parlamentari, era ora, il taglio delle auto blu, era ora da farlo e via dicendo. Però il problema vero è fare questo, che è importante, ma fare operazioni di sviluppo economico, perché anche le differenziazioni all'interno del nostro paese discendono da scelte di politica economica. Bisogna dare lavoro, bisogna fare un'operazione non solamente di riequilibrio dei conti, ma anche di sviluppo. Allora, è il famoso sviluppo che stiamo aspettando con grande ansia. Quindi i nostri amici agricoltori del Materano non ce la fanno più, ma come loro tanti altri agricoltori. Però Trefiletti mi diceva che c'è qualche notizia. Una cosa positiva, ogni tanto qualcosa. Innanzitutto diciamo che questi sono il presidio del territorio, altrimenti frane, alluvioni. Quindi sempre appoggiare l'agricoltura. Ecco, c'è un dato positivo, almeno lo possiamo dire. Sembrerebbe, se passa, che nei processi di modernizzazione del paese ci sia finalmente il fatto che i vari passaggi di filiera siano chiari, espliciti, cioè, e contrattuali, dal produttore al consumatore, in modo che non ci sia più la carota a 10 centesimi al produttore e più di un euro quando il cittadino, l'anziano, lo va a comprare al mercato. Almeno ci sia un prezzo più equilibrato per il consumatore e un guadagno maggiore per l'agricoltore, perché la terra è bassa e fatica a lavorarlo. Grazie della precisazione. Ma adesso per le bollette elettriche, le bollette del gas, c'è poco, nel senso che le risorse sono poche, però ci sono per bassissimi redditi. Ma ci sono delle regole, andate e venite da noi che vi diciamo, e appunto vi stiamo dicendo, ci sono delle opportunità, addirittura ce ne sarebbe anche una, è stata riconosciuta, quindi non ne abbiate a male, che gli oltre 75 anni con bassissimi redditi, ad esempio sul canone, ci sono alcune agevolazioni, ci sono, allora venite negli sportelli per esempio della Federconsumatori, perché io non è che posso recitare adesso, allora, poi tutte poi le agevolazioni, poi vi mettete d'accordo, vi diremo esattamente le cose. Sentiamo, figurando una nuova discriminazione sul posto di lavoro per età, cioè neanche più per genere. Questo per è età. Un punto fondamentale, Giovanni, perché se non superiamo l'avvitamento che si è costituito nel paese, cioè bassi consumi perché c'è la crisi, tagli per il riequilibrio dei conti, eccetera, potere d'acquisto che diminuisce, significa che le imprese non operano perché non c'è domanda di mercato. A questo punto casse integrazioni, licenziamento e quindi ancora abbattimento del potere d'acquisto. Allora o si spacca l'avvitamento che c'è nel paese attraverso lo maggiore sviluppo, altrimenti non ne usciamo più, non si può fare continuamente riequilibrio dei conti, perché non lo troveremo mai, faremo una manovra dietro l'altra, non potremo mai dare una risposta al cinquantenne se non spacchiamo questo meccanismo infernale dell'avvitamento attraverso investimenti, lavoro, potere d'acquisto, consumi nel paese. Ci sono mail, Marco?